E vediamo insieme ora quali sono i titoli dei principali quotidiani nazionali in primo piano sulla Repubblica. L'Unione Europea, Juncker apre alla flessibilità, sì alla manovra migranti, via libera allo sforamento del deficit, ma il Presidente attacca: non tutti fanno abbastanza. Braccio di ferro sulle cifre tra Italia e paesi del nord. Intanto le norme, la svolta del Papa, due vescovi preti di strada e ancora la carne, i consumi giù del 20%, a rischio 180.000 posti. Questo è la rivolta dopo l'allarme dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, e sono in altre gli allarmi sugli effetti cancerogeni della carne che manda gli allevatori e produttori su tutte le furie. Marino resiste, Renzi mi veda, dice il sindaco di Roma. Nozze gay, battaglia sul no, quel giudice è prevenuto. Qui vediamo la sentenza del Consiglio di Stato, appunto la foto che racconta di un'unione civile. Le ceneri di Pasolini, che cosa resta di un maestro corsaro, uno scrittore e regista che venne ucciso 40 anni fa, ecco un suo inedito. Sulla prima pagina del giornale, la manovra del Premier, Renzi ci fa invadere per denaro, per elemosinare l'ok europeo alla finanziaria dovremmo prenderci sempre più migranti. Marino ci ripensa, oggi ritira le dimissioni. Agenzia delle Entrate nel caos, i capricci da pollaio dei burocrati esattori. E poi c'è la tanto discussa MotoGP, Valentino correrà a Valencia se gli spagnoli diventano più insopportabili dei francesi. Dal Barça al duello Rossi Marquez, ci fanno la morale ma dimenticano i loro scheletri, per esempio il doping. La Chiesa che cambia, Francesco colpisce ancora, fa vescovi due pretacci. Le poste, il governo ha sbagliato i conti, la mega privatizzazione voluta dal Premier parte con un calo sul mercato, i sottoscrittori subito in perdita. E ancora la notizia, una delle notizie più importanti, il Consiglio di Stato vieta le nozze gay, fango sul giudice. La prima pagina del Corriere della Sera apre con i profughi, la beffa delle quote, dall'Italia all'estero solo 90 migranti in un mese, dovevano essere 80 al giorno. L'emergenza, Juncker, flessibilità sui conti dei paesi che dimostrino di aver speso in accoglienza. L'agente 007, Daniel Craig, il film con Monica Bellucci, Bond è un assassino ma sarei come lui. Intanto a Bologna e Palermo un altro segnale di Francesco, vescovi di strada. Hillary e la Fed, la guerra segreta dei clintoniani per mantenere bassi i tassi, e qui ovviamente si parla di America. Poi torniamo in Italia, il giorno della sfida di Marino al PD, ritiro le dimissioni. No all'ignominia, il caso della capitale in aula per riottenere la fiducia. Orfini così fa una brutta figura. Il retroscena, Renzi va avanti, il sindaco ormai non ha i numeri. Alla caduta dei partiti, il consenso d'opinione che ora guida il leader. E poi l'editoriale, l'Occidente si pente troppo, dall'Iraq alla Libia. E qui torniamo alle parole di Blair che sono state pubblicate ieri, appunto, dove esprimeva un certo pentimento. Andiamo avanti, c'è la prima pagina del Fatto Quotidiano, la manovra di Confindustria, Renzi annuncia 25 miliardi di tasse in meno, ma i tecnici parlamentari lo smentiscono, 17 sono virtuali, il resto finisce nelle tasche di imprese di redditi più alti. Noi ricercatori rimpatriati, illusi e fregati dal governo. Questo una piccola finestra sui cervelli in fuga. Roma, Marino, vado in aula e lì decido, i 5 Stelle come Podemos aperti alle liste civiche. Ma ancora in primo piano c'è Papa Francesco, come abbiamo già visto la mossa anticei, Papa Francesco nomina Zuppi e l'orefice, Bologna e Palermo, Bergoglio fa vescovi due preti di strada. Ecco come sarà il nuovo Twitter, video e notizie. Il Fatto Economico parla il capo dell'azienda in Italia. Ma andiamo a vedere l'economia in primo piano, CTZ asta sotto zero, tassi biennali
negativi debutto senza strappi di poste e Piazza Affari -0,7%, assegnati 1,75 miliardi con rendimenti a -0,023, è la prima volta per questa categoria. L'Italia e l'Europa, investimenti esteri all'occasione da non sprecare. Poi c'è Banca Italia su Pop Vicenza, Intesa, attività di vigilanza, torna alla fiducia dei risparmiatori, si riprende il mattone, lo dice Acre Ipsos e poi l'Expo, la giornata dell'innovazione, Confindustria, Alleanza, Università e Imprese nel nome della ricerca, si è svolta appunto la 13ª giornata della ricerca e dell'innovazione di Confindustria a pochi giorni dalla chiusura del grande evento. Migranti, l'Unione Europea apre alla flessibilità nei conti, la manovra al Senato, l'ipotesi mini ritocchi per pensioni e contanti, Juncker valutazione, paese per paese vanno dimostrati gli sforzi straordinari e ancora l'Agenzia delle Entrate, il rischio ricorsi anche contro i nuovi rincari speciali. L'Italia scala 11 posizioni nel fare impresa, Doing Business 2016, siamo al 45° posto. Questa era l'ultima notizia, andiamo avanti a vedere le altre.